Lasciamo la tranquillità dell'oasi e puntiamo verso la costa, verso il lido di Volano, uno dei 7 lidi ferraresi. Mai ci saremmo aspettati di trovare un angolo di America proprio in questi posti. Giuseppe e Andrea sono i soci di un'associazione che pratica il surf e hanno la loro sede al Pinguino, un piccolo bagno dove si respira un'aria familiare. Qui abbiamo la possibilità di lavorare tutto l'anno con tutti i servizi che servono per appunto praticare questi sport. Il turismo è improntato sullo sport, in particolare del kite, perché è lo sport emergente. Ma ho scelto di passare le vacanze qua perché ho voluto provare una nuova esperienza di sport che vedo che comunque va di moda adesso. Il problema che abbiamo noi qua, uno dei pochi problemi, non era poco, non abbiamo uno spazio adibito come è in tutte le altre varie spiagge, si chiama Kite Beach, è una zona regolamentata dove radunare tutti i kite e dal quale farli partire e atterrare. Nelle altre spiagge, nelle altre regioni, ci sono delle zone regolamentate. È curioso notare come la riviera sia capace di cambiare aspetto dietro ad ogni curva. Un classico della vacanza è il campeggio. All'ombra di questa pineta si trova il camping, una vera e propria città con tanti servizi. Incontriamo Franco, il titolare. I campeggi e i villaggi turistici in Italia hanno subito negli ultimi anni una forte evoluzione e non sono più strutture ricettive pieni di tende, ma sono diventati ormai villaggi turistici veri e propri, con tutti i servizi che un villaggio turistico può dare. Nei campeggi è facile capire le abitudini dei turisti. Basta guardare quello che si trova intorno ai camper e alle tende. Fai quello che vuoi, vai a mangiare così e stai bene. Cioè, hai la tua libertà, sei più libero che in un hotel o in un albergo. Ma per me è la prima esperienza, sicuramente perché ho due bimbi piccoli, per cui fa bene il mare, poi abbiamo la roulotte, quindi abbiamo scelto un campeggio come opportunità. No, il posto è bello, ci si trova bene, il mare è come tutti gli altri mari, meno che uno vada ai Caraibi, allora la partita cambia. Però vai a Rimini e Riccione, è lo stesso mare, cioè sono 20 km di differenza. È cambiato tutto qua, io mi ricordo che venivo da ragazzo, c'erano le montagnole di sabbia, qua era una foresta di pini qua, adesso tutto è cambiato, palazzi che sono saliti, una volta c'erano baracche. Lido degli Estensi era tutta una pineta, adesso è tutti negozi, case, no, bello, bello. Prima di lasciare i lidi ferraresi, passiamo a Porto Garibaldi, chiamato così per ricordare il padre della patria, approdato qui nel 1849. Fra le barche ormeggiate e l'aria salmastra del canale ci imbattiamo in un classico chiosco, quello dove si fanno le piadine. La piadina è una cosa che, come tutti i lavori, hai sempre qualcosa da imparare. C'è sempre qualche cosa da aggiungere. Noi sono 54 anni che facciamo piadina. Ogni volta vengo qua, in quel posto qua, a prenderla, perché secondo me è unica come la fa. A parte che la fanno solo qua, in quella regione qua, così bene, perché noi siamo di Cremona, però non è... Cremona la fanno anche là, però non è come qua. Ora, abbiamo appena finito di fare le riprese a Porto Garibaldi. Dal piadinaro. Al piadinaro. L'unico piadinaro che è rimasto che fa tutto con roba fresca. Prendiamo la Romea direzione sud per raggiungere Casal Borsetti, a una ventina di chilometri da qui. Passiamo così dai lidi ferraresi alla costa ravennate. Arriviamo all'area camper di Casal Borsetti nel tardo pomeriggio. Ad attenderci troviamo Giorgio, il presidente della Proloco, ma anche artefice del successo di quest'area, che d'estate riesce a raggiungere più di 30.000 presenze. Abbiamo costruito questa area camper perché siamo nel centro del parco del Delta del Po, che sono 60.000 ettari,
Questo è molto importante perché oltre ad offrire ai camperisti che sono amanti della natura questo bellissimo parco, gli offriamo a 100 metri neanche una spiaggia bellissima, poi gli offriamo una città d'arte che è Ravenna, ex capitale d'Italia, dell'Impero d'Oriente, quindi non è da poco come monumenti. L'atmosfera che si respira è quella del relax. Autonomia e autogestione sembrano proprio le parole adatte. Tranquillità, libertà e basta. Libertà di poter decidere quando partire, quando arrivare. La cosa principale è questa, non sei legato alle scadenze, le date, le prenotazioni. Camper è una piccola casa in miniatura. Te la porti ovunque, decidi dove andare. Devi organizzarti per avere l'acqua. Ci si porta qualcosa da casa, però la roba finisce subito. Qua c'è tutto, si compra, si va in cerca, si gira, c'è tutto, non manca nulla, insomma, a Casal Borsetti si sta bene. Con i colori del tramonto ci mettiamo in macchina, questa volta diretti verso l'hotel. Le camere di questi piccoli alberghi della riviera non sono come quelle dei resort internazionali. Ma forse è proprio l'atmosfera sobria quella che piace al turista. Le previsioni per il giorno dopo dicono bel tempo e con queste buone notizie ci addormentiamo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte.